Al termine dei lavori di ampliamento e ristrutturazione, alla presenza di una gran folla di persone ed autorità, è stata inaugurata a Monsummano la scuola dell'infanzia ed asilo Cappellini Grazzini. L'istituto è il più vecchio di tutto il territorio del centro Val di Nievolino, è stato infatti istituito nel 1928, ricoprendo nel passato, come oggi, un ruolo importante nella storia educativa della città. Una storia che si arricchisce con un progetto formativo realizzato dall'omonima fondazione che, anche grazie ad un finanziamento della Regione, ha proseguito la propria attività con un percorso inedito. Nella scuola, infatti, gestita dalla cooperativa Don Bosco, già attiva in questo campo a Montecatini Terme, i bambini, nello spazio appena inaugurato, sono seguiti da 0 a 6 anni di età, con percorsi educativi che ne fanno un unicum a livello toscano. La prima cosa di cui sentiamo l'esigenza è che i nostri figli non possono più far meno è quello di imparare l'inglese. Quindi per noi in nostre scuole c'è sicuramente assicurata la presenza di una madrelingua che partecipa proprio attivamente alla vita della scuola, non un'ora ma tutta la giornata, quindi una maestra a tempo pieno che parla esclusivamente in inglese. Immaginiamo che un bambino è una spugna, come si dice, ed è veramente una spugna, per cui iniziare un percorso con l'inglese dai 2 anni significa che poi quando si diventano grandi avranno sicuramente un vantaggio che noi, magari la nostra generazione, non ha avuto. È un punto di riferimento che si fonde con la città di Monsummano da quasi 100 anni e questo in un servizio all'infanzia che vorrei dire non è scontato di questi tempi e quindi supporta e c'è fra l'altro questa forte collaborazione fra istituzione ente locale e istituzione fondazione Cappelle Grazzini e con un percorso di collaborazione e appunto di offerta che in qualche maniera integra il pubblico.